Amici di The Solo Watches, bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare dei nuovi Baltic HMS 002 e dei nuovi Bcompax 002, orologi che mi hanno stupito soprattutto a livello estetico, ma non solo. Prima di iniziare però mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e se non l'avete ancora fatto ovviamente, e lasciatemi anche un bel commento qui sotto per farmi sapere la vostra su questi nuovi orologi di Baltic e soprattutto su Baltic in generale, perché è un micro brand veramente interessante e che sta portando veramente qualità per quanto riguarda il mondo degli orologi da polso, e qui in Italia se ne parla veramente poco. Bene signori, eccoci qui nel sito di riferimento per quanto riguarda Baltic, quindi il loro sito ufficiale, ed ecco qui i nuovi HMS, i nuovi Bcompax 002, che sono delle versioni riviste con diverse colorazioni per quanto riguarda il quadrante dei HMS e dei Bcompax realizzati qualche tempo fa, si parla di marzo 2020, per Worn & Wound, nel sito Worn & Wound, quelle versioni con il famoso quadrante color salmone, veramente, che hanno fatto un grande successo. Erano edizioni limitate, 100 pezzi ciascuno, colorazioni veramente stupende, veramente orologi straordinari dal punto di vista estetico, orologi veramente molto molto belli secondo il mio punto di vista, e ovviamente non solo secondo il mio punto di vista, perché c'è ben poco da dire su questi orologi, orologi veramente con un'anima vintage. Detto questo, andiamo poi a vedere questi nuovi HMS e questi nuovi Bcompax. Eccole qua le versioni disponibili per quanto riguarda il Bcompax e per quanto riguarda l'HMS 002. Come avete visto non c'è più il quadrante salmone, ovviamente, perché era un'edizione limitata, ma abbiamo tre tipologie di colorazione. Abbiamo la colorazione grigia, abbiamo la colorazione nera e abbiamo la colorazione blue gilt, molto molto interessante. Andiamo a vedere la versione con quadrante nero per quanto riguarda il Bcompax. Il prezzo è di 649 euro, che comunque è un prezzo alto, ma c'è da dire che qui abbiamo un micro brand che realizza orologi veramente stupendi dal punto di vista estetico, con una personalità ben distinta e con un'anima vintage che in pochi riescono a dare ai propri segnatempo. Questi orologi, c'è da dire che dal punto di vista estetico sono veramente orologi molto molto interessanti. C'è da dire poi che abbiamo anche delle lavorazioni per quanto riguarda cassa e quadrante veramente degne di nota. Stiamo parlando di un orologio realizzato in acciaio 316L con 38 mm di diametro, 47 mm di lug to lug, 20 mm di distanza fra ansa ad ansa, 12 mm di spessore, e abbiamo un Seagull ST19, un movimento che ormai si vede molto spesso sui micro brand per quanto riguarda i cronografi. È un movimento che, se ben revisionato, può dare soddisfazione. Insomma, è un movimento a carica manuale con mi pare 42 ore di riserva di carica, e c'è da dire che se ben revisionato, come detto, può dare soddisfazioni, funziona bene, è affidabile e anche molto preciso come movimento. Abbiamo poi un vetro esalite per quanto riguarda il quadrante, e abbiamo poi la possibilità di scegliere se vogliamo il fondello a vista o il fondello chiuso. Con il fondello a vista, questo è ciò che si vede, insomma, un Seagull ST19 lo conosciamo. Diciamo che l'idea di averlo con fondello chiuso, diciamo che non mi dispiace, ecco. Poi c'è da dire che c'è la possibilità di scegliere diverse tipologie di cinturini, come potete vedere ci sono diverse tipologie di colorazione per quanto riguarda i cinturini in pelle. Abbiamo anche la possibilità di sceglierlo con il bracciale con chicchi di riso, molto molto bello, che dà ancora di più un tocco vintage a questo orologio. Secondo me Baltic da questo punto di vista ha centrato in pieno l'obiettivo, perché abbiamo un orologio che, se deve apparire come un vintage, c'è ben poco da dire. Guardate poi la lavorazione del quadrante, è veramente stupenda. Sono orologi che
vanno a riprendere le linee degli orologi anni 40 e secondo il mio punto di vista ci sono riusciti perfettamente. Non sono in molti le case che possono permettersi tutto ciò perché abbiamo veramente delle lavorazioni veramente straordinarie. C'è da dire che non ne ho mai toccato uno con mano e mi piacerebbe portarvene uno sul canale. Vediamo se sarò in grado di farlo presto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piacerebbe vedere uno di questi due Baltic nel mio canale, ve lo porterei ovviamente nello specifico. Con il bracciale andiamo a 721 euro come avete potuto vedere. Passiamo poi all'HMS 002 e andiamo a vedere questa versione Blue Gilt che mi piace moltissimo. È una colorazione veramente molto molto bella, è fatta molto molto bene. Anche qui abbiamo le medesime caratteristiche per quanto riguarda il B-Compax, quindi 38 mm di diametro, 47 mm lag to lag, eccetera, eccetera. Però abbiamo un movimento diverso, ossia il Miota 821A. Movimento anche qui si parla di un movimento affidabile, un movimento che c'è ben poco da dire, insomma, se dobbiamo affidarci a un movimento come questo siamo sicuri che sia un movimento affidabile. Passiamo ai 399 euro per quanto riguarda questo orologio, quindi il prezzo si abbassa notevolmente rispetto al B-Compax. Ho sentito molte molte persone lamentarsi del prezzo dei Baltic. C'è da dire che questi orologi sono orologi che vengono realizzati, intanto stiamo parlando di un micro brand, quindi i prezzi ovviamente non possono essere bassissimi se si vuole un orologio con queste caratteristiche, con queste rifiniture, con questo design. C'è ben poco da dire, il prezzo ovviamente non può essere di 100 euro. Sono orologi veramente rispettati, veramente che hanno fatto successo proprio per il motivo di cui vi ho parlato prima. Riescono a realizzare orologi con un tocco vintage, ma con anche un tocco di modernità. Sono orologi veramente realizzati con grandissima cura. Il prezzo, secondo me, è in linea con quello che dovrebbe essere un prezzo per un orologio di questo tipo, perché torno a ripetere, le lavorazioni e poi il design, le scelte dei materiali, le scelte del vetro, esalite, poi eccetera eccetera, c'è veramente poco da dire. Sono scelte mirate proprio per regalare un'esperienza vintage a chi acquista questi orologi. Bene signori, siamo arrivati alla conclusione anche di questo video, mi raccomando, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti perché il vostro punto di vista è veramente molto molto importante per me. Noi ci vediamo ad un prossimo video, un saluto ragazzi!